Amici, anche voi vi piace cantare sotto la doccia, insomma, vi piace cantare, vi piace la musica. Solitamente andate magari in quei locali dove fanno il karaoke, oppure tra amici, oppure utilizzate i microfoni, insomma, per le conferenze, insomma, tutto quello che comporta l'audio. Allora direi che questo prodottino qui, che è sempre dell'azienda Raybosen, che ringrazio nuovamente, molto probabilmente questo prodottino fa il caso vostro. Mixer con due microfoni wireless. Andiamo a vedere cosa contiene la scatola. Bene, vediamo un po' il contenuto di questa scatola. Troviamo il biglietto di ringraziamenti, poi abbiamo le istruzioni e ci sono anche in italiano, fortunatamente, molto molto bene. Poi abbiamo le due spugne, quindi abbiamo, allora, qui abbiamo il cavo di alimentazione, poi questo è un cavetto ottico, comprendono anche due stilo non ricaricabili. Poi abbiamo i vari cavetti audio, RCA, cavo audio, e le due spugne di protezione, quella da inserire nei microfoni. Due microfoni, come vedete, di colore diverso, non sono pesantissimi, con due pulsanti, uno di accensione e l'altro per il cambio della frequenza, fino a 8 frequenze. Questo dove si alloggiano le batterie stilo. Io logicamente vi raccomando di utilizzare batterie ricaricabili, una di colore abbiamo detto blu e l'altra di colore arancione. Come vedete, qui è la stessa identica cosa. E poi abbiamo il mixer, direi anche abbastanza pesante. Allora chiudiamo la scatolina, così magari creiamo anche uno sfondo dove lo si può visualizzare meglio. Ok, due antenne, le tiriamo su, e poi nella parte posteriore abbiamo i collegamenti out, in, cavo ottico, coassiale e l'alimentazione. Davanti troviamo il power, quindi l'accensione, poi i potenziometri per poter regolare quindi l'eco, il reverbero della tonalità, quindi la nostra voce, per dare più o meno reverbero, più o meno i bassi o gli altri. Poi abbiamo le due manopole dei due microfoni, il volume e poi il potenziometro, quindi il volume della musica. Direi fatto molto molto bene. Bene, a questo punto andiamo a collegarlo e vediamo un po' il suo funzionamento. Allora, nella parte posteriore qui ci colleghiamo il cavo di alimentazione, questo cavo qui, l'aux out, l'ho collegato, andrebbe alla cassa acustica, io l'ho collegato direttamente al mixer. Adesso lo andiamo ad accendere. Power, vedete, si illumina, che carino. Si illumina, quindi qui regoliamo il volume dell'audio, solo della musica. E poi andiamo ad accendere il microfono tenendo premuto il pulsantino rosso, eccolo qui, lui si accende. Come vedete, si è acceso anche l'altro potenziometro. Io l'ho abbinato perché sono microfono A, microfono B. Io lo faccio microfono B perché ha il colore blu, invece mic A perché l'altro microfono è arancione, quindi arancione e blu. Io li distingo, diciamo, in questi due modi. Comunque, come vedete, appena l'accendiamo si illumina il potenziometro e qui noi andiamo a regolare la potenza del microfono, che adesso io, ecco, sentite, ecco, sì, ah. Adesso non so se sentite voi. Sì, magari sentirete un gran rimbombo più che altro perché sono collegate alle casse. Comunque funziona perfettamente. Qui abbiamo anche l'eco, quindi l'equalizzatore, e noi possiamo andare a cambiare. Sentite? Sentite l'eco? Facciamo effetto papa? Fratelli e sorelle, eccoli qua, così è il massimo. Fratelli, amici. Questo, diciamo, è il massimo dell'eco, quindi dell'equalizzazione. Amici, benvenuti sul mio canale. Ok, adesso, a parte le cavolate, va bene. Qui vi ho fatto vedere, qui in alto, non so se si dovrebbe vedere bene, qui possiamo andare a cambiare le frequenze. Quindi se dovessimo avere un disturbo, un qualche disturbo, insomma, nella frequenza del microfono, qui abbiamo la possibilità di cambiarlo. Quindi abbiamo 8 canali di frequenze, quindi possiamo
premendolo lui cambierà automaticamente la frequenza per poi magari sistemarlo. Io non ho avuto questi problemi dove ho acceso, ho messo le frequenze, non ho avuto questi disturbi. Via, dai, ho preso anche l'altro, insomma, ho preso anche l'altro microfono, accendiamo anche questo qui. Vedete, appena lo accendo si illumina il potenziometro e anche qui possiamo andare a regolare. Regoliamo il volume eppure naturalmente l'equalizzazione va in tutti e due i microfoni, quindi non è separato, quindi lo fa su entrambi i microfoni. Lo stacco perché mi sembra un po' un presentatore, però ecco, stacchiamo così perché magari dà fastidio. Io cosa ho fatto? L'ho collegato direttamente alla TV e da di qui, dopo comando, naturalmente cosa ho messo? Ho messo tipo a mo' di karaoke, quindi nel televisore, questo che vedete qui alle mie spalle, ho messo tipo il karaoke, quindi tutte le parole delle canzoni, poi con i microfoni, io e le figlie, la moglie, insomma, ci siamo messi lì a cantare tutti quanti, insieme, a urlare un po' anche noi, insomma abbiamo passato anche una bella giornatina a fare un po' di karaoke. Allora, in conclusione, qui poi non avevo, ve l'ho fatto vedere all'inizio, comunque qui ci vanno anche le loro spugne, qui, qua, anti-sputacchio, qua, oh, per proteggere, insomma, anche per avere un suono diverso, uno e una due, ecco qua, siamo molto più professional. Le frequenze, vedete, allora utilizzate, come ho già detto, preferibilmente utilizzate batterie stilo ricaricabili. Loro danno in dotazione 4 batterie stilo non ricaricabili. Mi piace, è un bel prodottino, casca pizzello su mia figlia, perché naturalmente mia figlia canticchia, anche se sta tralasciando un po' il canto, e questo ce ne dispiace sia a me e la mia compagna, e speriamo invece con questo prodotto di fargli tornare la voglia, insomma, di salire un po' su qualche palco che abbiamo fatto, insomma, anche da piccolo, quando aveva 8-9 anni ha partecipato anche allo Zecchino d'Oro, insomma, è andato alle finali dello Zecchino d'Oro ai tempi, e, insomma, ci siamo divertiti, gli è piaciuto, e speriamo che vinca la sua timidezza. Poi abbiamo partecipato anche al BIM, è sempre un evento che è stato qui a provincia di Rimini, a Bellaria e Gia Marina, dove addirittura c'era come ospite il Mogol. Insomma, direi che era una cosa molto molto bella e importante anche, insomma, per chiunque abbia voglia e gli piace cantare, di provare, insomma, vincere un po' la timidezza, provate, o al massimo si resterà a cantare nel bagno e sotto la doccia. Bene ragazzi, io direi che è tutto, ringrazio nuovamente l'azienda Raybosen per avermi inviato questo prodotto, quindi questo mixer con microfoni wireless, ce ne ha 2 come vedete, funzionano molto molto bene, mi piace anche l'audio, è pulito. Io non ho altro da dirvi, quindi se vi può interessare questo prodotto, io vi lascio il link, dateci un'occhiata. Poi hanno questa azienda anche tanti altri prodotti, quindi guardateci, può darsi forse qualche cosa vi può essere utile. Bene ragazzoli, come dico sempre, un saluto ai nuovi e vecchi iscritti e al solito abbraccio a chi mi vuole bene. Ciao ciao da Teto.